È una sfida a colpi di risparmio energetico quella che Anea, in sinergia con il Comune, lancia a 1200 famiglie di Napoli e provincia per favorire la riduzione dei consumi. Si chiama Domino e rientra nel più ampio progetto europeo del programma Horizon 2020 con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad un uso intelligente degli elettrodomestici. Ogni anno una famiglia di 3 persone ha una spesa di circa 500 euro di energia elettrica, imputabile per il 60% all'utilizzo di TV, computer, lavatrici, lavastoviglie e che grazie al progetto Domino potrebbe ridursi del 15%. È un progetto Domino che punta proprio a ridurre i consumi energetici delle famiglie intervenendo sugli elettrodomestici, sui consumi degli elettrodomestici. Vogliamo essere presenti anche su questo tema così importante e strategico per la città. Tra l'altro questo è un progetto che va in una delle direzioni del PAES, ossia tutte quelle misure che stiamo cercando di intraprendere in un protocollo stipulato ormai qualche tempo fa. Azioni che il Comune deve compiere per ridurre i consumi e soprattutto educare la cittadinanza a un consumo più sostenibile. A partire da gennaio prossimo i partecipanti riceveranno gratuitamente delle spine intelligenti per la rilevazione dei consumi da collegare a 5 elettrodomestici e potranno ricevere attraverso un'app suggerimenti per ridurre le emissioni inquinanti e i costi in bolletta. Misureremo i consumi perché questi dispositivi trasmettono i dati degli elettrodomestici a una centralina che metteremo sempre a disposizione gratuitamente in famiglia e questi dati saranno trasferiti poi al coordinatore tedesco a Berlino, per cui analizzeremo i dati e daremo dei suggerimenti alla famiglia per risparmiare sulla bolletta di energia elettrica e quindi ridurre le emissioni ma anche ridurre i costi. Noi stimiamo che avremo alla fine del progetto un risparmio annuo, parliamo di 50 euro per famiglia, sono 50.000 euro per le 1.000 famiglie, significano circa 150 tonnellate di emissioni di CO2 nell'arco di un anno. Organizzati in squadre, gareggeranno tra loro 1.200 famiglie della città metropolitana di Napoli, contemporaneamente ad altrettante famiglie di Berlino e Bruxelles. I vincitori che avranno ottenuto i risparmi maggiori riceveranno in premio biciclette o buoni acquisto per elettrodomestici efficienti. Per partecipare, compilare il modulo di adesione disponibile sul sito dell'iniziativa o sul sito Anea.